Tempesta Nolan nella prima giornata a Pianoro di Serie 1 Softball per Mio Office Pianoro e Taurus Donati Gome Old Parma. Una gara 1 che viene caratterizzata dallo swing della giocatrice americana che sblocca la squadra di casa con un fuoricampo da 3 punti nel primo inning. 3-1 a favore del Pianoro dopo il punto segnato nella ripresa d'apertura anche dalla squadra ospite, ma un Pianoro che colpisce ancora contro Ghillani nel secondo inning, altri 3 punti, uno portato a casa dal singolo al centro di Alisea Minardi. Poi ancora Nolan, questa volta in diamante, batte a casa il quinto punto segnato da Anita Bartoli, uno dei nuovi acquisti della squadra di casa. Minardi che segnerà invece il 6-1 nella parte bassa del secondo inning, Pianoro che segna in tutte e 5 le riprese giocate in gara 1. Al quarto Alice Ghillani porta a casa uno dei 2 punti per il Parma che accorcia le distanze 8-3, ma poi la battuta a destra da parte di Priscilla Brandi finisce nell'angolo più lontano del campo di Pianoro e Brandi, sfruttando anche le condizioni pesanti del campo, va a segnare il fuoricampo interno che porta il punteggio sul 9-3 per Pianoro. Basta un punto per chiudere la partita al quinto. Arriva proprio da Nolan, autrice della terza valida, del quinto punto battuto a casa che chiude il match sul 10-3, 3 valide anche per Carati. In gara 1, Parma che sblocca il risultato anche nella seconda partita. Bunt di Gaeta, sprint a casa dalla seconda parte di Logan Moreland. Ma non basta, perché contro l'ex di turno Beatrice Nannetti, contro un'altra ex, Yamerky Guevara, nella lotta in pedana, Pianoro esce alla distanza, valida di Acanfora nel quarto inning. Lunga pausa per pioggia, poi Anita Bartoli batte nella quinta ripresa il triplo a destra che spinge a casa di Pancrazio, autrice di 3 valide in gara 2, e apre le porte al forcing della squadra di casa che poi allunga sulla battuta di Luna Olivetti come pinch hitter, anche lei rientrante per la squadra di casa. Entrano 2 punti sulla volata a sinistra con Bartoli e Minardi che segnano rispettivamente il terzo e il quarto punto. Poi la firma finale la mette Caitlin Nolan con il fuoricampo lunghissimo al centro da 2 punti. Secondo fuoricampo di giornata e Pianoro che scappa via sul 6-1. Pianoro che riuscirà a vincere anzitempo segnando altri 2 punti nella sesta ripresa. Singolo di Minardi e poi questa volata a sinistra da parte di Nolan che cade e che consente a Minardi di segnare indisturbato. L'ottavo e ultimo punto della partita, sweep per il Pianoro che vince 8-1. Gara 2 contro l'Old Parma e parte anche lei 2-0 in campionato.